Cominciando ovviamente con congratularmi con la squadra di Reggio Emilia che ha sfruttato la nostra debolezza nei momenti quando si alzavano le problematiche sui primi momenti duri della partita, non siamo riusciti a rispondere da giocatori veri che vogliono vincere la partita a tutti i costi. Non mi piace di aver mollato alla fine qualcosa, bisognava lottare fino alla fine, anche perdendo, non si può perdere la faccia, però è ovvio che parole adesso sono non sufficienti, bisogna tornare ai fatti. Quando la forza di una squadra diventa la propria debolezza, allora è ovvio e non si può difendere indifendibile, quindi si parlerà ovviamente con la società. Io per primo dico la mea culpa, come quando ogni volta quando si perde, ovviamente l'allenatore è la persona più responsabile di tutto e davanti alla società devo mettere la propria faccia, ma non solo davanti alla società, anche davanti ai tifosi e davanti a un momento negativo della nostra squadra, un po' inaspettato.